Cazzuoli, voglio una caterba di mi piace per questa nuova serie, perché è qualcosa di devastante. Buona visione. E per tutti i genignori, benvenuti qui sul mio canale, sono Dalox Ragazzuoli e oggi siamo finalmente questa nuova serie di FIFA, che non sono i misteri di FIFA, ma anzi, secondo me è qualcosa davvero davvero di molto più carino. Prima che questo video inizi, vi voglio lanciare una nuova sfida all'interno di ogni video, che è quella di mettere mi piace nel modo più strano possibile. Oggi vi sfido a mettere mi piace con il gomito, ragazzi. Vediamo quanti di voi ci riescono e se ci riuscite, hashtag Talox ce l'ho fatta nei commenti. Prima che il video inizi, ovviamente vi invito a rispondere alla domanda del giorno che troverete a fine video. E adesso andrò anche a salutare le ultime due persone che hanno commentato il video. La prima persona che vado a salutare è Osarracin02. Non lo so, signori, si chiama Osarracin02 e lo vado a salutare. Poi il terzo si chiama Manuel Grazietti, che vado a salutare anche lui, giustamente, perché siete dei bomberi, come direbbe il portatore di YouTube, che hanno risposto bene alla domanda del giorno. Ora iniziamo con il video. Allora, ragazzuoli, in questa nuova serie veramente consiste nell'andare a vedere le migliori FIFA sniping. Ovviamente le FIFA sniping sono dei giocatori che vengono acquistati sul mercato a un prezzo nettamente più basso, su cui si può fare un ricavo della Madonna, signori. Andiamo a vedere quali sono state le migliori, perché ci sono delle carte davvero spettacolari che voi neanche immaginate, signori. Voi neanche immaginate che carte ci stanno in questo video. E andiamo a vedere quanto cazzo ci hanno guadagnato questi ragazzi sculati. Ovviamente poi passate anche su Instagram qui sotto in descrizione, perché se voi riuscite a fare delle sniping nel prossimo video potreste comparire anche voi. Allora, nella prima clip, signori, possiamo vedere questo ragazzo che acquista Fowler, signori, al monodico prezzo di 104.000 crediti, per rivenderlo poi, comprendendo sul mercato, guardate qua, signori, 310.000 crediti! Signori, sono un guadagno, un profitto di 200 e passa mila crediti su una carta leggenda, signori. Su una cazzosissima carta leggenda, signori. Assurdo. Poi ci abbiamo Xaception, che è uno youtuber inglese sempre, che sta facendo una sniping di Iniesta Totti. Imposta come prezzo iniziale, diciamo, massimo di 980.000, che è un prezzo davvero molto molto alto, perché in media Iniesta si vende a 1.400.000, 1.500.000. Va a fare la sniping challenge, signori, e boom, guardate qua, trova Iniesta 980.000 crediti, per poi rivenderlo a 1.500.000, signori, con un profitto di 500.000 di crediti, signori. Assurdo. Tutto ciò è assurdo. Ovviamente vi invito ancora a mandare le vostre clip, almeno farò direttamente tutto il video con le vostre clip o immagini, ovviamente. Quindi mi raccomando, passate da Instagram, ci tengo. Posizione numero 3, diciamo, tra virgolette, posizione numero 3, signori. Ci abbiamo questo ragazzo, come potete vedere in questi screen, ovviamente. Compra Overmars al prezzo di 150.000 crediti, che è un prezzo davvero, davvero basso, signori, per rivenderlo poi a 310.000 crediti, facendoci il doppio praticamente, signori. Ma io dico a questa gente, come viene in mente di vendere i giocatori a sto prezzo, cazzo? Sì, mi sono fatti i capelli, che può interessare. Come si possono vendere i giocatori a questo prezzo, io dico. Ma ora, signori, vorrei un rullo di tamburi dalla regia. Il ciuffo ribelle, potete vederlo molto ma molto bene. Vabbè, non se ne vada lì. Fatemi uno screen e taggatemi su Instagram con scritto hashtag ciuffo ribelle. Yeah. No, a parte gli scherzi, ora, signori, siamo qui per vedere il ragazzo più fortunato, ma più fortunato forse è troppo poco da dire, della storia di FIFA, signori. Kluivert, grandissimo giocatore, non so se si nomina così, se mi sbaglio scrivetemelo qui sotto in descrizione, nei commenti se mi sbaglio. Acquistato alla monodica cifra, signori, di 101.000 crediti. Assurdo. Assurdo, signori, e ripeto, assurdo. E rivenduto alla bellezza di 800.000 crediti, con 700.000 crediti di profitto, signori. Ma io dico, colui che ha venduto questo Kluivert al prezzo di 101.000 crediti, ma cazzo, vedi, confronta quanto vale, signori. Questo è un qualcosa di veramente assurdo.
assurdo, acquistato a 100.000 crediti. Ma vi rendete conto? 100.000 crediti! 100.000 crediti, signori, assurdo, assurdo. Quindi ragazzuoli, io direi che il video di oggi possa terminare qui. Io spero come sempre vi sia piaciuto, lasciate sempre un like, un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Prima che il video finisca vi invito a rispondere alla domanda del giorno. Vediamo, in questa top che c'è stata, qual è stato il giocatore che ha fatto maggior profitto? Così siete costretti a rivedervi tutto il video se avete saltato. Furbacchioni, ci avete provato questa volta. Comunque ragazzuoli, io come sempre vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se ancora non l'hai fatto. Seguitemi su Instagram, mi raccomando, inviatemi le vostre clip. Come sempre, Catalox è tutto. Tintalox, stick, different. Bella ragazzi.